Ciao e benvenuto da Marco di GMC Impianti. Oggi ti voglio spiegare cos'è la ventilazione meccanica controllata, la VMC, che è proprio l'acronimo di ventilazione meccanica controllata. Per un non esperto, per un non addetto ai lavori, ogni volta mi viene chiesto come mai questo nome particolare così. Perché? Perché proprio noi andiamo a fare all'interno della tua abitazione un ricambio aria, un ricircolo d'aria in maniera meccanica e soprattutto controllata. Partiamo dalle origini. Tanti anni fa i nostri nonni, ma anche forse i nostri genitori, non avevano mai il problema che succede oggi, ovvero l'appartamento tendenzialmente era troppo secco, soprattutto d'inverno. Perché? Proviamo a fare un bel disegno. Le finestre di una volta erano delle bellissime finestre in legno. Cos'era il problema? Che tutto intorno, in questo sotto, sopra, di fianco, ponti termici, cattivo isolamento e tutta una serie di situazioni, creavano comunque un grande passaggio di aria. Io mi ricorderò sempre, da bambino, adesso ti faccio un bel disegnino così, magari ti è successo anche a te, queste erano le tende che coprivano le nostre finestre. Cosa succedeva? C'era un gran temporale, le tende svolazzavano così e io pensavo che c'erano i fantasmi. Questa cosa qua oggi non succede più. Perché non succede più? Perché l'obiettivo della nuova economia, nel senso il rispetto della natura, il rispetto dell'ambiente, il risparmio energetico, fa sì che questa cosa non accada più, lo faccio in rosso. Perché adesso le nuove abitazioni, a parte avere un isolamento bellissimo con un cappotto, con materiali particolari, cos'hanno? Che queste finestre sono blindate. Queste finestre sono blindate, quindi il naturale ricambio aria che c'era una volta, faccio le freccine, che era naturale ma era incontrollato. Noi adesso abbiamo questo problema qua, che andiamo a blindare la casa diventa a tutti gli effetti una, te la disegno qua, una bella pentola a pressione. Non sono un grande disegnatore, ma cerco di farmi capire. La pentola a pressione cosa vuol dire? Che tutta l'umidità prodotta all'interno dell'abitazione, e ti ricordo che noi solo vivendo in casa, senza fare da mangiare, senza fare le docce, ma solo respirando, produciamo molta umidità. Si calcola circa mezzo litro di umidità a testa solo nelle 7-8 ore notturne. Tu immagina, in una camera, siamo in due, marito e moglie, sono quasi un litro di acqua, proprio goccioline. Dove va a finire questo vapore acqueo, questa umidità? Chiaramente una volta andava in giro e con il ricambio aria non controllato non avevamo questo problema. Avevamo il problema opposto, dovevamo quasi umidificare l'ambiente. Allora, se ti ricordi, sui termosifoni sotto le finestre, cosa mettevano i nostri genitori o i nostri nonni? Mettevano, adesso io me lo ricordo, che era in ceramica, col gancetto di ferro che si attaccava al termosifone. Erano gli umidificatori naturali. Oggi questa operazione qua cosa crea? Crea che nelle case, anche nuove, ci siano dei grossi problemi di umidità, di pessima qualità dell'aria, perché ormai non sono qua io a dirtelo, è di conoscenza comune, che la qualità dell'aria è 10 volte la qualità dell'aria all'interno della casa è 10 volte peggiore la qualità dell'aria esterna. In tanti mi dicono, ma come fai a dire una cosa così? Non sono io che lo dico, sono gli strumenti. Noi abbiamo anche della strumentazione che va a misurare la qualità dell'aria indoor rispetto alla qualità dell'aria outdoor, quella fuori, e vediamo delle differenze davvero eclatanti. La CO2 che emettiamo noi come persone in un ambiente chiuso, l'esempio che io faccio sempre, camera da letto, tu ti alzi alla mattina, guarda che faccio anche l'omino, ti alzi la mattina che sei un po' rintronato, hai dormito male, magari hai un po' di mal di testa, esci di casa, vai in macchina, ti sei dimenticato le chiavi della macchina, torni dentro di corsa,
E come entri in casa senti un effetto, come dire, in quanti hanno dormito in casa mia. E magari siete in due, magari eri da solo, magari siete in quattro. Perché? Perché soprattutto d'inverno, questo è un rapporto che viene fatto soprattutto d'inverno, nessuno apre le finestre. Perché se io faccio tutta la casa certificata classe A, A++, A+++ e tutte le più che ci sono, non posso consumare pochissimo di riscaldamento e di condizionamento e poi solo per cambiare l'aria aprire e spalancare le finestre. A, perché andrei a vanificare tutto il risparmio energetico che ho dell'abitazione. B, cosa mi porto dentro in casa? Chiaro, se vivi in collina, se vivi in un bosco, magari l'aria è molto più pulita, ma siccome in tanti viviamo in città più o meno inquinate, se poi sei nella pianura padana, è una delle zone più inquinate purtroppo, ahimè, d'Europa. C'è un bel sito, sembra dell'ARPAV europea, io non so il nome, ma è l'equivalente dell'ARPAV italiana a livello europeo, che ti mostra proprio come l'Italia, se la disegniamo così, il punto di inquinamento massimo in Italia è proprio in questa fascia qua, nella pianura padana. Io lo chiamo il triangolo dell'inquinamento. Non è detto che a Roma sia la stessa cosa, magari in meno concentrazione, ma è lo stesso. Ma venendo noi, aprendo le finestre vado a vanificare e quindi vado a togliere tutti i benefici che ho avendo una casa isolata termicamente con tutti i materiali idonei per consumare pochissimo. Le chiamano quasi energia quasi zero. Ma lasciando stare l'energia quasi zero, dove la VMC praticamente, se non c'è la VMC non puoi fare questa cosa. Anche chi fa una ristrutturazione basilare, cioè la sua bella casetta, la ristruttura e gli fa il cappotto sulla parte esterna o interna e le finestre, quelle di ultima generazione, la faccia di questa casa è così, è molto triste e arrabbiata. Perché? Perché viene a eliminarsi quello che è il ricambio aria, quello che tu quando torni in casa, che sei andato a prendere la macchina, vai a prendere le chiavi della macchina, senti un odore pazzesco. Un altro parametro fondamentale che ti può servire a capire, perché io posso parlare, però io sono molto per i numeri e le cose concrete. Ci sono degli strumenti semplicissimi anche da utilizzare che si chiamano igrometro, che misurano la percentuale di umidità all'interno, umidità relativa all'interno della tua abitazione. Se tu acquisti un igrometro di questo tipo e tieni monitorato l'umidità in casa, ti accorgerai, dopo che hai fatto questa operazione qua, non prima nella casa, perché tendenzialmente nella casa con gli spifferi, quella che abbiamo detto, con gli spifferi sotto le finestre, l'umidità non era mai elevata, bisognava addirittura umidificare. Quando però chiudo e sigillo la casa diventa una pentola a pressione. Perché? Perché ho fatto l'investimento di ristrutturare casa, questa umidità qua sale in maniera incredibile. Noi abbiamo uno storico di tutti i questionari che facciamo fare ai nostri clienti prima di intervenire per capire se possiamo effettivamente risolvere o meno il problema. Abbiamo una statistica che è quasi il 70% delle persone hanno un'umidità che varia dal 65 all'88, adesso è tutto storto ma si capisce, 65% 88% di umidità in casa. Cosa comporta questa umidità? Innanzitutto un malessere fisico. Malessere fisico, problema, perché o la casa è fatta divinamente o se no prima o poi avrai qualche ponte termico dove si andrà a vedere quella macchietta nera che di solito è negli angoli. La nostra casa di solito si forma negli angoli, sotto le finestre, ai lati dello spifferi, dove c'è la finestra, in quei punti più freddi, che quindi dove c'è una grande differenza di temperatura, si forma un'umidità da condensa. Condensa perché ho una parete fredda, l'aria calda e molto umida dell'abitazione si attacca e fa l'effetto bottiglia di birra d'estate. Tu apri il frigo, prendi la tua bella bottiglia di acqua, di birra, di Coca-Cola e in un secondo inizia a gocciolare. La stessa cosa lo fa a casa tua.
Noi abbiamo esempi di finestre tutte bagnate, di mobili che hanno iniziato a marcire dietro. Perché? Perché se la casa è perfettamente coibentata, non è che l'umidità sparisce. Se tu non vedi la macchia nera, vuol dire che comunque l'umidità è andata da un'altra parte, magari è migrata sotto il letto, che è il punto molto di molta produzione di umidità, perché tu quando dormi esce umidità e quindi il letto fa un po' da spugna, dietro i mobili, dentro gli armadi. Nei bagni paradossalmente c'è meno umidità, perché tendenzialmente se uno si fa la doccia poi o ha un ventilatore oppure apre la finestra. Però nei posti più disparati, quasi la camera, lo sgabuzzino, quei posti, oppure la lavanderia dove non c'è un ricambio aria meccanico, perché se tu non apri le finestre non hai ricambio aria, si creano questi problemi qua. Quindi abbiamo capito che una volta che io ho blindato la casa, il mio problema è l'umidità all'interno dell'appartamento. La mia casa diventa una pentola a pressione, aumenta il livello di umidità. Cosa aumenta anche? Aumenta la CO2. La CO2, aumentano tutti i gas. Ci sono delle zone d'Italia dove c'è il radon che viene dal sottosuolo, c'è la formaldeide, ci sono i COV, i composti organici volatili, c'è tutto un insieme di componenti che ahimè non fanno bene al nostro corpo. E nel momento in cui ho la casa è blindata, i due sono le cose: o faccio continuamente un'apertura, una chiusura delle finestre, ma mi comporta del tempo, primo, e mi comporta anche il fatto che continuando ad aprire le finestre in base poi anche alla situazione in cui abito, perché se io abito in centro a Milano o in centro a Padova o in centro, comunque in centro a delle città importanti dove l'inquinamento è tanto, io apro e mi tiro dentro tutto quello che è l'inquinamento esterno. Per non parlare di una cosa importantissima che può accadere, che sono i pollini. I pollini, soprattutto in periodo primaverile, tante persone sono allergiche ai pollini. Se io per avere la gestione della casa devo continuamente aprire le finestre, questi che sono piccoli, medi, grandi, mi entrano in casa e io, mia moglie, mio figlio, comunque chi è più soggetto al problema dei pollini, non sta tanto bene, e via di antistaminici, tutta una serie di cose. Veniamo a noi. La VMC, come può la VMC aiutarci a evitare pollini, a evitare COV, a evitare CO2, a evitare umidità? Adesso mi faccio aiutare da un altro disegno già fatto, che così facciamo prima. Allora, facciamo così. Eccolo qua. Questo è uno schema esemplificativo di quello che può essere un impianto di VMC. Allora, la VMC cos'è? È un apparato, in questo caso è questo apparato qua, è un apparato che ha una presa aria dall'esterno. Io prendo l'aria dall'esterno, la filtro, la immetto in ambiente. E dove la immetto? La immetto in camera e in soggiorno, cioè nelle zone nobili, le zone di dove vivo di più e non ho produzione di vapore e odore. E invece dall'altra parte vado ad aspirare l'aria dalla casa, in cucina, in bagno e nell'altro bagno, ovvero nelle zone in cui ho produzione di odore o di vapore. Ok? Quindi io, i benefici quali sono? Intanto che io filtro l'aria in ingresso da fuori, e lì ci sono varie tipologie di filtrazione: c'è una filtrazione molto fine, una filtrazione un po' meno, filtrazione grossolana. Ci sono tutta una serie di optional che possono essere dei generatori di elettroni per purificare l'aria, dei depuratori d'aria, dei carboni attivi, e da lì si apre un altro mondo. Però intanto rimaniamo alle cose semplici. Quindi io prendo l'aria dall'esterno, la immetto in ambiente, estraggo quella dell'ambiente e la espello verso l'esterno. Fin qui è quello che succedeva, tra virgolette, in modo incontrollato con le finestre.
Qui invece andiamo a controllarla, ma la chicca, che è quella che si lega al risparmio energetico, cos'è? Che all'interno della macchina, poi te lo faccio vedere nel disegno, abbiamo il cuore dell'impianto, ovvero il recuperatore di calore. Cos'è il recuperatore di calore? È un apparato che serve a far sì che l'aria calda che io estraggo da cucina, bagno, bagno e bagno, aria calda e umida, vada prima di uscire a accedere il suo calore senza influire sul flusso di aria nuova d'ingresso, ma passando da questo recuperatore cedo il calore all'aria in ingresso. È un recuperatore tipo il radiatore della macchina. Il radiatore della macchina, per darti un'idea, o il frigorifero di casa, ma parliamo del radiatore della macchina, per raffreddare l'aria, l'acqua del motore, l'aria che prendo davanti passa su questo radiatore, su queste lamelle. In quel modo lì raffreddo l'acqua e l'aria calda se ne va. La stessa cosa succede qui. Succede che io dal bagno, aria calda e umida, cede il calore all'aria in ingresso e quindi io non ho più la sensazione che avevo prima. Se io inverno fuori 0 gradi, in casa 20 gradi, apro la finestra per eliminare gli odori, l'umidità e tutto, mi entra dentro un'ondata di freddo che mi va a interferire sulla mia classe A, sulla mia ristrutturazione, perché ho dimensionato tutto l'appartamento per risparmiare a livello energetico. Se continuo a aprire le finestre sia d'inverno che d'estate, ma soprattutto d'inverno, perché d'inverno tendiamo a vivere molto chiusi in Italia, e io cedendo il calore all'aria in ingresso, io avrò un'aria in ingresso che sarà a una temperatura molto più alta rispetto a quella esterna, e da lì si parla di rendimento energetico del recuperatore, che varia dall'80% e può arrivare anche al 92%, dipende dalla tipologia di macchina, ma soprattutto dipende da come è studiato l'impianto, da come è dimensionato l'impianto e delle tarature fatte prima di mettere in moto l'impianto e far partire veramente la ventilazione meccanica controllata. Adesso ti spiego invece sul disegno come funziona quello che ti ho appena detto in maniera verbale. Faccio vedere come funziona il recuperatore. Facciamo conto che questa è la nostra macchina di ventilazione meccanica, ok? All'interno la macchina ha questa cosa qua, che è proprio lo scambiatore di calore. Ha un ventilatore in espulsione, un ventilatore in immissione. Succede questo: noi andiamo ad aspirare da qua, aspiriamo aria calda e umida e sporca. Ok? Andiamo ad aspirare aria calda, umida e sporca. L'aria calda passa in questo scambiatore qua, ok, e va verso l'esterno. Cosa fa in questo scambiatore qua? Visto che io immetto aria fresca, nuova, pulita e filtrata, perché qua ho un bel filtro antipolline di base, l'aria che mi entra da fuori si preriscalda qua dentro, tipo arriva a 0 gradi, mi entra a 18 e io qua ho 20 gradi, ok? Ho 20 gradi in aspirazione, la immetto a 18. Alternativamente, se aprivo le finestre, mi entrava a 0. In questa maniera qua io riesco a fare, qua abbiamo un filtro anche per salvaguardare il recuperatore, abbiamo due filtri, questo più efficiente, questo un po' meno, perché questo serve solo per filtrare l'aria di casa che è già più pulita e mantenere una buona efficienza del recuperatore. Questa invece viene filtrata in maniera importante perché deve fermarmi i pollini, l'inquinamento e tutto. Okay? Quindi questo di base è la VMC. Come va poi a distribuire? Va a distribuirsi con tutta una rete di canalizzazioni che vanno studiate caso per caso per andare, appunto, come dicevamo prima, nelle camere, l'aria nuova, camera, cameretta, studio, soggiorno, l'aria brutta, puzzolente, viziata e umida, cucina, bagno, lavanderia e sgabuzzino. In questo modo qua
noi riusciamo ad avere, torniamo qua all'inizio, questa soluzione qua, ovvero una ventilazione della casa in maniera meccanica, cioè io non devo andare a operare, a decidere di accendo, la spengo, no, perché è meccanicamente lei funziona, e controllata, perché so esattamente quanto entra, quanto esce, so quanta aria entra in ogni stanza, perché questo fa parte del nostro lavoro, cioè l'abbilanciamento dell'impianto. Però è controllata, io non avrò mai spifferi incontrollati dove mi entra aria calda o aria fredda, soprattutto dopo aver fatto una ristrutturazione. Pentola a pressione, se io faccio un buco qua di presa aria esterna e un buco qua di espulsione, io controllo questi due parametri qua. Un mito da sfatare è che tante, magari soprattutto le donne, fanno questa cosa. Mi dicono: io ho appena fatto una ristrutturazione, ho appena fatto la casa, magari è la casa della mia vita, non voglio vivere blindato in casa. Chiaramente questo serve a farti stare bene, a fare stare meglio la casa, perché un'abitazione che ha un'ossigenazione continua dell'ambiente, una migliore qualità dell'aria e una temperatura ottimale va bene a tutti. È chiaro che se tu alla mattina sei abituato che apri le finestre, perché quando eri bambino tua mamma apriva le finestre, vai avanti, nessuno, non è che c'è qualcuno che pensa che se c'è la UMC sulle finestre sono sigillate, non è vero. Questi sono tutti buoni motivi per fare un impianto di questo tipo, per evitare quelle cose che ti ho detto prima, ovvero aumento di pollini, COV, composti organici volatili. Questi sono dati dai prodotti chimici, da tutta la strumentazione che si ha in casa, i computer, i telefonini, la TV, la lavatrice, la CO2 che produciamo noi e che viene prodotta magari dalla combustione, e l'umidità, che anche quella la produciamo noi, ma soprattutto la lavatrice, magari c'è gente che stende i panni in casa e tutto. Quindi tutta questa cosa qua serve per evitare questo. Quindi questo è il basilare della VMC, la ventilazione meccanica controllata. L'ultima cosa che ti voglio dire proprio in merito alla ventilazione meccanica controllata è la tipologia di impianti che esistono. Ci sono tendenzialmente tre tipi di impianti. Il primo, che è quello più performante da ogni punto di vista, è la VMC canalizzata, che è quella che ne abbiamo parlato adesso, ha tutta la rete di tubazioni che va ai vari punti della casa. Queste tubazioni possono essere messe a pavimento, a parete, a soffitto, un po' dove vogliamo. La seconda è la VMC puntuale. Cosa vuol dire puntuale? Vuol dire che io ho un'unica stanza, oppure ho una casa con, facciamo un esempio veloce, tre stanze, una casa con tre stanze, e non riesco fisicamente, perché le abbiamo provate tutte, a mettere una canalizzata, devo mettere una puntuale. La puntuale ci sono di due tipi, vediamo se lo faccio così, monotubo e a doppio tubo. Cosa vuol dire? La monotubo, io andrò a fare un foro in questa stanza e il ventilatore avrà un recuperatore ceramico all'interno, che è più un accumulatore ceramico. Più che parlare di recuperatore di calore, io lo chiamerei accumulatore di calore. Perché? Perché ho una ventola che per un periodo di x secondi espelle l'aria e per un periodo mi rimette l'aria. Quindi io creo un ricircolo d'aria in questo ambiente qua. Ok? E poi ho il doppio tubo, che è molto più performante rispetto a questo, perché tendenzialmente chi ha il doppio tubo all'interno ha un vero e proprio recuperatore quasi identico. È come prendere questa VMC canalizzata, schiacciarla e metterla dentro una macchinina che è un po' più piccola, ma è molto più grande di questa. Quindi io avrò un'immissione, un'estrazione continua. A differenza di questo che è alternato, questo sarà sempre espello, sempre immetto. Ok? E poi abbiamo la terza soluzione, che nel nostro caso non viene tanto considerata perché ci stiamo spingendo sempre di più al risparmio energetico. La terza è la VMC
a singolo flusso. L'UVMC a singolo flusso cos'è? È una VMC che ha parecchi anni, ma in alcuni casi può andare bene anche quella se non si può fare nient'altro. È una VMC che cosa va a fare? Io ho un'abitazione, ho tipo il bagno qui, la cucina, qua ho la camera e la sala, vabbè è un disegno un po' così. Comunque io andrò a inserire, a fare delle forature sopra le finestre con delle bocchette igroregolabili. Qua avrò un'estrazione dell'aria verso l'esterno da bagno, cucina, cioè sempre lo stesso concetto della VMC canalizzata, solo che non ho una filtrazione in ingresso e non ho una diffusione localizzata come posso avere dall'altra parte. Mi entra l'aria dall'esterno, da queste micro fessure, micro bocchette, e mi esce dal WC e dalla cucina. Okay? Tendenzialmente queste tre sono le più importanti, le più conosciute. Noi lavoriamo tanto con questa tipologia perché è quella che a parità costi-benefici è quella che rende più di tutti. Okay? Poi tutto il discorso di importantissimo da fare è legato alla manutenzione. La manutenzione su un impianto di questo tipo è importante che almeno una volta all'anno vengano sostituiti i filtri di base. Noi cosa consigliamo? Dopo 2 mesi, siccome ogni casa è differente, ogni ambiente è differente, ogni situazione esterna è differente, noi consigliamo almeno dopo i primi 2 mesi di fare una verifica visiva. Tante volte la facciamo noi direttamente, a volte diamo la condizione al cliente di poter aprire e controllare, perché potrebbe essere che dopo 2 mesi i filtri siano già sporchi, come invece dopo 6 mesi. Di base però, se noi almeno una volta all'anno, meglio se 2 volte all'anno, sostituiamo i filtri che andiamo a trovare sul nostro recuperatore qua, 1 e 2 filtri, noi abbiamo già un ottimo mantenimento di impianto. Dopo, da lì, ci sono tutta una serie di cose da analizzare caso per caso, se conviene mettere un filtro anche in presa esterna, se conviene mettere dei filtri anche sulle griglie, sulle bocchette, se le canalizzazioni sono molto lunghe, però quello è una cosa che diventa troppo tecnica, in questo video perderesti un po' il filo, ok? Quindi, questo è l'impianto di VMC, ventilazione meccanica controllata, serve ad avere un ricambio d'aria in casa per garantire una buona temperatura, una buona umidità, una buona qualità dell'aria. Anzi, oggi sempre di più l'importante di un'abitazione, dopo avere il caldo e il freddo, avere un'ottima qualità dell'aria, perché sempre di più stiamo andando avanti in un periodo che vivere in un ambiente sano è la cosa principale, quasi, che non avere tante altre cose. Ok? Spero di averti dato tutte le informazioni necessarie a capire un po' il quadro generale di quello che è la VMC e per altre cose poi ci possiamo sentire puoi seguirci sul nostro canale YouTube, puoi mandarci una richiesta di valutazione per il tuo impianto. Il sito nostro è www.gmcimpianti.it. Da Marco, Claudio, mio fratello e mio socio, oggi purtroppo non è potuto essere qua con me. Comunque ti salutiamo tutti e due. Ok? Ciao e alla prossima!